la scuola di cittadinanza provinciale che è stata, diciamo così, presentata come idea progettuale dai giovani del coordinamento provinciale di Avellino alla Regione Campania per il finanziamento. Ha ricevuto praticamente il consenso da parte della Regione e il consenso da parte chiaramente della provincia, che l'ha approvata con una delibera di giunta che è stata tra le prime tre delibere della nuova giunta, quindi diciamo quasi a scatola chiusa è stato approvato il progetto della scuola di cittadinanza. E la cosa più bella è poi stato anche il testimone che è passato dalla vecchia giunta del coordinamento dei forum alla nuova giunta, che poi ha reso operativo questo progetto, l'ha trasformato e lo ha realizzato qui a Villa Maina. La scuola di cittadinanza attiva è una 4 giorni in cui tutti i giovani della provincia di Avellino provenienti dai vari forum comunali della gioventù si confrontano sulle idee, sulla progettazione, sulle indagini. Ci sono delle conferenze, ci sono dei workshop in cui essi possono esprimere se stessi e possono dividersi in gruppi e lavorare insieme. Sicuramente l'esperienza della seconda scuola di cittadinanza attiva provinciale è un'ottima esperienza, soprattutto per la comunicazione tra i vari forum. Il progetto della scuola di cittadinanza attiva è un'iniziativa che è stata molto a cuore da un gruppo di giovani del coordinamento provinciale in seguito all'iniziativa della Regione Campania di voler creare un laboratorio che sostenesse i forum comunali della gioventù nelle proprie attività quotidiane. Un evento importantissimo perché ha permesso a molti forum di entrare in contatto, di creare una rete di interscambio di opinioni, di impressioni e anche di buone prassi all'interno, diciamo, della provincia di Avellino. Speriamo che comunque questo tipo di manifestazione potrà servire da esempio anche per altri forum che avranno la possibilità di imparare da quelle che sono le buone prassi a livello provinciale. Per questo ringraziamo anche l'Università degli Studi di Salerno, che ci ha dato l'opportunità di diffondere il nostro messaggio. Prima di arrivare qui ci sono state varie riunioni di tutti i forum afferenti alla rete, sono più di 50 i forum attivi che lavorano in provincia di Avellino, dove in maniera democratica, attraverso il dibattito, si è scelta la sede più idonea che potesse fornire il servizio migliore ai ragazzi durante questo periodo veramente di intensa attività lavorativa, come hanno dimostrato poi i lavori che sono stati presentati e discussi in queste 4 giornate. Sono stati tanti giorni molto molto intensi, ho sentito alcuni partecipanti che ci hanno detto: ci avete massacrato, ci avete riempito di compiti, però erano allo stesso tempo anche molto felici di questa cosa, che non è assolutamente una gita, non è un motivo di solo divertimento, ma uno stare insieme formativo, uno stare insieme per creare qualcosa. La premiazione delle buone prassi, praticamente abbiamo voluto premiare chi è un esempio sul proprio territorio e non, poiché c'è una rete che funziona, una rete che è molto attiva. I giovani hanno tanta voglia di fare, non è vero che sono fannulloni, devono capire solo gli strumenti ed approcciarsi bene comunque alla società che li circonda, informandosi, oltre che promuovendo sempre ottime iniziative. È sicuramente un momento di crescita personale, di riflessione sul senso della cittadinanza, del proprio impegno, dell'attività volontaria che quotidianamente viene svolta nei territori, anche in contesti problematici. La provincia di Avellino è una provincia problematica a prescindere, perché è condizionata dall'essere una piccola provincia fatta di piccoli comuni con infrastrutture precarie sia dal punto di vista viario che dal punto di vista dei collegamenti ad esempio per la DSL, e quindi noi giovani siamo molto spesso tagliati fuori dalle opportunità che altri nostri coetanei hanno in altre province o a Napoli ad esempio. La scuola di cittadinanza attiva provinciale è stato un punto di arrivo ma anche un punto di partenza per le politiche giovanili nella provincia di Avellino. Oltre 60 forum hanno partecipato a questo tipo di evento, che è un evento di informazione, di partecipazione per quanto riguarda le politiche giovanili. Molti forum nuovi soprattutto hanno imparato cosa significa progettare, cosa significa inserirsi nell'ambito delle istituzioni. Il coordinamento nasce appunto come coordinamento e non come forum provinciale, proprio per cercare di mettere in rete quelle che sono le idee migliori, in modo tale da, attraverso il principio delle buone prassi,
spostarsi, cercare di avere un effetto traino anche sulle realtà che sono state un po' più diciamo così avare verso i giovani, un po' più lente nel capirne le necessità. Il meccanismo ha funzionato benissimo, perché in questo momento su 119 comuni, siamo partiti nel 2005 con 5 forum attivi, adesso abbiamo 50 forum realmente attivi e altri 10 che sono in fase di costituzione, quindi si è realizzato un grandissimo lavoro che ha trovato un suo riscontro anche a livello qualitativo, nella qualità di progetti che sono stati presentati sia alla provincia sull'asse Progettiamo Insieme, sia alla regione Campania sull'azione B, che è l'azione proprio specificatamente indirizzata ai forum giovanili. Ci sono vari forum della nostra provincia che si muovono benissimo sul web, cito Altavilla Irpina e anche Bonito, Montoro, Avella, ce ne sono tanti che lavorano molto bene e noi vogliamo essere aiutati da loro, vogliamo prendere il meglio di questa provincia e portarlo anche altrove, vogliamo esportarlo. Voi oggi come Università di Fisciano venite qui a Villa Maina anche per questo motivo, perché abbiamo cercato di gettare un sasso nello stagno e speriamo che qualcuno possa coglierlo.